Umilmente chiediamo al Signore misericordia e perdono. Lo facciamo in questo nostro pellegrinaggio che ormai da anni è dedicato proprio per chiedere al Signore il dono delle vocazioni. Però questa è una giornata particolare perché siamo proprio alla vigilia della grande giornata dove realmente la Chiesa ci chiede di pregare e di meditare sulla figura di Gesù, buon pastore. Ecco, allora in modo particolare oggi facciamo questa richiesta al Signore perché il Signore mandi sante e tante vocazioni alla sua Chiesa. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Noi abbiamo veduto e conosciuto, tu hai parole di vita eterna, noi crediamo in quello che tu dici, anche se a volte è duro, non è solo duro credere che il pane diventa il corpo di Cristo. A volte è anche duro camminare giorno per giorno, accogliere momento per momento il Vangelo, accettare che il Vangelo scenda dentro la nostra vita e cambi la nostra vita, spesso contro i nostri interessi, contro il nostro modo di pensare, contro il nostro modo di agire. Ma questa è la salvezza che scende dentro di noi. E allora comprendiamo quanto in tutto questo sia poi importante la figura del pastore, perché il pastore è il garante in mezzo alla comunità dei gesti e delle parole di Gesù. Lo è il vescovo in modo alto, ma lo è anche per la sua comunità ogni presbitero, il quale deve garantire gesti veri, parole vere, interpretazioni autentiche, altrimenti non è pastore. Non guida verso il Maestro, ma guida verso se stesso, altra tentazione che può entrare dentro la nostra vita. Ecco, noi siamo qua invece per chiedere pastori autentici, semplici, umili, fragili, mica degli eroi, però capaci di compiere gesti veri, di dire parole vere, di donare fede vera. Questo è il compito del pastore.